Stai proprio diventando grande. Sono soltanto un bambino, 4 anni ogni giorno divento più grande. Sono Caillou e mi piace esplorare, ci sono tante cose da fare. Scopro ogni giorno cose nuove. Giocare mi arrabbio, ma poi tutto quanto mi passa. Sono Caillou e Caillou. Sono io. Bene, sono andati via tutti. Ora la nonna vi leggerà una storia, bambini. Vediamo che cosa ha fatto Caillou il giorno del suo compleanno. La storia di oggi si chiama Caillou e il regalo di compleanno. Era il compleanno di Caillou e sua madre gli stava preparando una bella torta. Non ti va di aiutarmi a pulire la scodella, vero? Sì che mi va, mamma! Ah, l'avevo immaginato! Fai il bravo, Caillou. La cioccolata! Caillou. Voglio la cioccolata! Dai un po' di cioccolata anche alla tua sorellina. Oh, papà! Non avevi detto che Caillou doveva dare un po' di cioccolata anche a Rosy? Caillou aveva detto a tutti che voleva un dinosauro speciale per il suo compleanno. Ma il regalo che gli diede la nonna non era un dinosauro, era una felpa nuova. Ti piace il regalo, Caillou? Oh, certo che gli piace. Oh, eccoli, sono già arrivati. Sì! Leo, Clementine! Entrate pure, bambini. Ah, ce la fai a stare fermo ancora un po', Caillou? L'ultimo tocco e ho finito. Buon compleanno, Caillou! Buon compleanno! Auguri! Buon compleanno! Wow! Tanti auguri, tesoro! Ce la fai a spegnere tutte le candeline? Esprimi un desiderio, Caillou, e poi soffia forte forte. Lui sapeva già cosa desiderava. Voleva un dinosauro speciale come regalo. Caillou aveva la pancia così piena che non riuscì a mangiare la sua torta di compleanno. Buon compleanno, tesoro mio! Finalmente! Il mio dinosauro speciale! Grazie! Dopo aver giocato un po', i bambini mangiarono volentieri un delizioso gelato. Rosy, ma guarda cosa hai fatto! Mettiti la felpa nuova, tesoro. Wow! Com'è bella! Sulla felpa c'è disegnato un dinosauro speciale! Il desiderio che Caillou aveva espresso si era più che realizzato. Infatti, ora aveva avuto in regalo 2 dinosauri speciali. Questo è stato un compleanno bellissimo! Leggici qualcosa, una nuova storia di Caillou. Va bene, vediamo che cosa ha fatto oggi Caillou. La storia di oggi si intitola Caillou e Gilbert. Guarda Gilbert, questo qui è il disegno di un gatto. Mi sono stancato di disegnare, io voglio giocare con qualcuno. Rosy?
Caillou voleva giocare con qualcuno, ma sapeva che non doveva svegliare la sorellina quando stava dormendo. Caillou! Oh, shh! Lo sai che non la devi svegliare. Ma io ho tanta voglia di giocare con qualcuno, papà! Mi dispiace, Caillou. Ora non puoi giocare con lei. Potrai giocare con Rosie dopo, va bene? Ma Caillou non voleva giocare con qualcuno dopo. Lui voleva giocare con qualcuno ora, adesso. Gibbet, ti va di giocare con me? A Caillou venne in mente un altro bel gioco da fare. Aspettami, torno subito. A Gilbert non sarebbe piaciuta una storia che parlasse di un cane. Ma sicuramente gli sarebbe piaciuta una storia che parlasse di topi. O una che parlasse di uccellini. Guarda, Gilbert! Ora ti leggerò una bella storia. È una storia che parla di un topo che si chiama Topino. Un giorno Topino aveva un amico che si chiamava Topetto. Dunque un giorno Topino e Topetto... Gilbert, guarda quanto è carino questo topo! Gilbert, avanti, guarda qui! Ehi, mi è venuta una bella idea! Oh, come sei carino! Ora il tuo papà ti porta a fare una passeggiata! Ah, fatto! Prima quell'angolo! Gilbert! Oh? Gilbert, io stiamo giocando a travestirci! Io sono il suo papà! Caillou, a Gilbert questo gioco non piace! E perché no, mamma? Pensaci, a te piace fare un gioco da bambino piccolo? No, perché tu non sei un bambino piccolo, giusto? Giusto! Bene, e Gilbert è un gattino, non una persona, perciò gli piace fare giochi da gattino. Sai qual è il gioco che gli piace di più? Sì! Adesso ti faccio fare un bel gioco da gattino! Miau! Prendilo, Gilbert! Miau! Siamo due gattini e stiamo giocando insieme, miau! Cara, hai visto che bei gattini che abbiamo? Nonnina, ce leggi una storia di Caillou? Dunque, vediamo. Questa storia accadde quando Caillou aveva solo 3 anni. E si intitola Caillou e la buonanotte estiva. Mamma, ma quando arriva? La nonna sarà qui a minuti. Dai, entra, nonna! Non ce la faccio, non riesco a entrare. Ma non da lì! Tu sei troppo grande! La nonna era la babysitter preferita di Caillou e di sua sorella, la piccola Rosie. Ciao, bambini. Mi fai vedere cos'hai lì, Rosie? Dopo che i loro genitori se ne furono andati, la nonna giocò con Caillou e con Rosie. La la la, la la la, la la la. Si fece l'ora di andare a letto. E mentre la nonna leggeva una storia a Rosie per farla dormire, Caillou si lavò la faccia e i dentini. Poi aspettò che la nonna venisse a leggere anche a lui una storia. Mentre la nonna leggeva la storia, Caillou si addormentò profondamente, senza quasi accorgersene. Sogni d'oro. Ah, Gilbert cattivo! Ora Caillou era di nuovo sveglio. Cercò di riaddormentarsi, ma non ci riuscì proprio. Provò a sistemarsi meglio il cuscino. Ma non funzionò. È
Era estate, perciò c'era ancora un po' di luce. Caillou provò a tirare il lenzuolo fin sopra la testa. Poi provò anche a mettersi tutto al contrario. Caillou non riusciva ad addormentarsi e cominciava a essere un pochino arrabbiato. Caillou, è questo il modo di dormire? Lì ci vanno i piedini, non la testa. Nonnina, non riesco più a dormire. Ma questo non mi sorprende. C'è troppa luce qui dentro e ho già capito il perché. Non ci sono più le tende, ma come mai? Oh, già, ora ricordo. La tua mamma le ha portate in lavanderia. Mi è venuta una bella idea. Caillou si incuriosì. Che idea aveva avuto la nonna? Ecco fatto, Caillou. Un bel cielo notturno. Ora potrai dormire. Oh, grazie, nonnina. Però se è un cielo notturno, credo che qui manchi qualcosa, non è vero? Sei pronto, Caillou? Wow! A Caillou piacque tanto l'idea della sua nonna. La luna e tutte quelle stelline gli fecero venire subito tanto, tanto sonno. Vi leggo una storia, bambini? Sì! Questa storia si intitola Caillou ha paura dei cani. Costruirò il castello di sabbia più grande del mondo. Fatto! Caillou si spaventò. Quel cane sembrava arrabbiato. Mamma! 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 Caillou, che cosa c'è? Il giorno dopo, Caillou non vedeva l'ora di andare a casa di sua nonna mentre la mamma andava al supermercato. Ma Caillou e la mamma non sapevano che la nonna stava badando al cucciolo del suo vicino quel giorno. Oggi qui con me c'è un amico davvero speciale. Lo vuoi conoscere? Sì, nonnina! Non devi avere paura. È lui il mio amico speciale e anche lui sarà felice di conoscerti. No! Ma Caillou, è solo un cucciolo, tesoro. Perché non vieni a vederlo? Ti prometto che non ti farà del male. Beh, veramente... D'accordo. Visto, Caillou? È solo un piccolo cucciolo ed è molto affettuoso. Tu ne sei sicura, nonna? Va bene, se hai paura chiuderò la porta, così non potrà uscire, d'accordo? D'accordo! Caillou era ancora un po' nervoso, anche se sapeva che il cucciolo era stato chiuso in cucina. Oh, tesoro, va tutto bene. Ehi, ho avuto una bella idea. Leggiamo quel libro sui cani? E così... A Caillou piaceva tantissimo ascoltare quelle storie sui cani. A un certo punto cominciò a chiedersi cosa stesse facendo il cucciolo in cucina. Nonnina, sta abbaiando! È meglio andare a vedere cosa vuole, non credi? Avrà fame, forse, poverino! Che cosa c'è, piccolino? Hai fame? Ecco qua, tieni! Quanto sei carino! Caillou era ancora un po' spaventato, ma sentendo la sua nonna parlare in quel modo, decise di andare di nuovo a dare un'occhiata al cucciolo. Cosa c'è di buffo, Caillou? Sembra una delle pantofole della mamma, che carina! La vedi, Caillou? Lui vuole essere tuo amico. Sta scodinzolando. Vuol dire che lui è felice di vederti. E se allunghi la mano, ti saluterà a modo suo. Mi fa il salletico! Da oggi hai un nuovo amico, Caillou. Com'è simpatico! Era davvero incredibile. Caillou non aveva più paura del cucciolo. In pochi minuti erano diventati grandi amici. Prendilo! Come sei bravo! Ancora! Lo sapete che ora è? È ora di ascoltare una storia di Caillou. Dunque, vediamo che cosa ha fatto di bello oggi Caillou.
credo che abbia conosciuto degli animali. La storia di oggi si intitola Caillou va allo zoo. Salve, benvenuti allo zoo. Io mi chiamo Zoe. Ci accompagnerai a vedere molti animali, Zoe? Oh, certo. E siete anche fortunati, perché molti dei nostri animali hanno appena avuto dei cuccioli. Ti piacerebbe vedere dei cuccioli di lupo? Dei cuccioli di lupo? Davvero? Wow! Guarda, riesci a vederli? Quelli sono i loro nasi. Perché non escono fuori? Li voglio vedere meglio! Sono nati solo l'altro giorno, vogliono stare con la loro mamma. Oh, io volevo vederli più da vicino. La sai una cosa? Rimarranno con la loro famiglia tutta la vita. Tutti i cuccioli rimangono con le loro mamma e il loro papà? Oh no, la maggioranza degli animali se ne va quando sono grandi. Ti va di vedere qualche altra famiglia? Sì, per favore. A Caillou piaceva l'idea che gli animali avessero delle famiglie. Qui non c'è nessuno! Qui non c'è nessuno! Devono essere nella loro casa, Caillou. Temo che oggi non li vedremo. Anche se... no, forse potremo avere fortuna. Wow! Quello è davvero grande! Quel rinoceronte è grande come un dinosauro, papà! Rino! La sai una cosa, Caillou? Quel rino non è un lui. No, no, è una lei. E ha anche un cucciolo. Davvero? Un cucciolo di rinoceronte? Certo, Caillou. Anche gli animali molto grandi hanno i cuccioli. Guarda, guarda, è il cucciolo di rinoceronte. Anche a lui piacciono le coccole, vedi? Proprio come a te. Un'otaria marina, un'otaria marina. È la mia preferita, Zoe. Lei è arrivata qui da noi quando era appena nata, Caillou. E anche lei ha una sua famiglia, vero? Oh no, purtroppo la sua mamma è morta. La sua mamma è morta? E lui starà bene lo stesso? Sì, starà benone. Ma visto che non aveva la mamma, abbiamo dovuto insegnargli tutto, Caillou. Anche come nuotare e come mangiare. Ma ora è perfettamente in grado di fare da solo. Era la prima volta che Caillou vedeva una vera otaria marina. Mi piacerebbe portarla a casa con noi. Oh, questo non lo puoi fare. Ormai è quasi pronta per ritornare nell'oceano. Cos'è che ti fa ridere, Caillou? Guardate quello scimpanzé, non somiglia al nonno. Hai ragione, somiglia davvero al nonno. Ma guarda quell'altro, quello piccolino somiglia a te, Caillou. Ci sto venendo a salutare. Venite, bambini, è ora. Qual è la storia di oggi, nonna? Non lo so. Lo scopriremo insieme. Che cosa avrà combinato il nostro Caillou? La storia di oggi si intitola Caillou e la giornata piovosa. Dobbiamo andare a fare la spesa, Caillou. Ma sta piovendo forte. Copriti bene o ti bagnerai. Ah, non vedo l'ora di saltare nelle pozzanghere. Oh oh, questo va nell'altro piede. Vieni, ti aiuto a metterla. Non importa, ce la faccio da solo. Ah! Ce l'ho fatta. Bravissimo. Ora non resta che abbottonarlo. Su, andiamo. Ma Caillou si era dimenticato di fare una cosa molto importante. Mammina! Sì, tesoro? Mi dispiace, ma mi è venuta voglia di andare in bagno. Dai. Ti aspetto qui. Caillou si incamminò verso il bagno, ma nel corridoio qualcosa richiamò la sua attenzione. Brum! Brum!
Caillou? 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 Sì, papà? Ma che cosa ci fai qui? Io stavo... stavo andando al bagno. Oh no, me l'ero quasi dimenticato. Scusa, papà, ma mi sta scappando. Posso vedere il tuo aereo, per favore? Ora facciamolo atterrare in aeroporto, va bene? Sarà ancora qui quando tu tornerai. Ah, non ti sarai dimenticato della mamma, vero? La mamma! Oh, l'avevo dimenticata! La mamma mi sta aspettando! Caillou tornò giù di corsa da sua madre. Ma quando arrivò alla porta, sua madre metteva via gli impermeabili. Mamma, eccomi! Oh, ora non dobbiamo più uscire. Sì, certo che dobbiamo, ma guarda... Il sole splendeva e a Caillou e alla mamma non servivano più gli impermeabili. Ma c'erano ancora tante, tante pozzanghere. Questa va di qua e invece quest'altra va di là. Mammina! Guardati i piedi, hai dimenticato qualcosa. Evviva le pozzanghere! Guarda, mamma! Lo so che sono divertenti, ma ora dobbiamo sbrigarci, tesoro. Sai che cosa facciamo? Ci inventiamo un gioco, il gioco delle orme. Guarda. Che bello!